Ciao a tutte. Allora, per la borsa, innanzitutto vi spiego come ho pensato il modello, questo progetto. La richiesta era una borsa rettangolare con i manici, possibilmente in cuoio, quindi da portare a mano. Le misure che io ho pensato e che poi abbiamo concordato con chi me l'ha richiesta sono queste. Sono una larghezza di 42 centimetri, ora vi faccio un piccolo schizzo, quindi una larghezza di 42 e un'altezza di 27, per cui vuol dire che la borsa viene rettangolare, non è quadrata. Quindi questa è la borsa. Qui ci saranno i pannelli laterali, il fondo poi lo vedremo. E ci saranno due manici in cuoio. I manici che ho scelto sono questi due manici in puro Allora, per cuoio. questa borsa ho deciso di utilizzare il punto Trinity, che è molto simile al punto Stella, ma è molto molto più semplice. Questo punto non ha multipli, l'unica accortezza che si deve avere è montare un numero di catenelle pari. Quindi il mio numero iniziale di catenelle per avere una larghezza della borsa di 42 cm sarà di 46 catenelle di avvio. Ora, siccome io non riesco a farvi vedere tutta la larghezza, io lavorerò su questo pezzettino. Questo pezzettino è il mio laterale. E il mio laterale, scusate, 14 catenelle. Quindi ora vi faccio vedere il punto e avviamo 14 catenelle. Il bravissimo io l'ho messo a tre capi e lo sto lavorando con un uncinetto numero 7. Ho avviato le mie 14 catenelle. Ora vado a fare subito un punto basso. Una volta che io ho fatto un punto basso, rientro dove è il mio punto basso e prendo il filo. Rientro nella catenella successiva e prendo il filo. Rientro in quella dopo e prendo il filo. Chiudo tutti e quattro i cappi che ho sull'uncinetto e faccio una catenella. Ricomincio allo stesso modo. Rientro dove ho fatto il punto basso, nella seconda catenella, nella terza catenella e ho quattro cappi sull'uncinetto. Riprendo il filo e li chiudo tutti assieme e faccio una catenella. Riprendo il filo da dentro all'ultimo punto. 1. 2, devo avere 4 cappi sull'uncinetto, li chiudo tutti e quattro assieme, faccio una catenella e ricomincio da capo, quindi faccio 1, 2, 3, li chiudo tutti assieme. Faccio una catenella e ricomincio da capo. 1, 2 e 3. E chiudo. Faccio una catenella. 1, oppela. 1, 2 e 3. E chiudo e chiudo con una catenella. Arrivato a questo punto, io mi vado a inserire qui sotto e faccio un punto basso. Quindi inizio con un punto basso e finisco con un punto basso. Quando riprendo il lavoro sopra, adesso giro il lavoro. Faccio 2 catenelle, una e due. Entro esattamente nel primo punto, qui dentro. Prendo una volta il filo, prendo due volte il filo sull'uncinetto,
tre volte, ho quattro cappi sull'uncinetto, chiudo tutto assieme e faccio una catenella e ricomincio, quindi 1, 2, 3 e chiudo e faccio una catenella, di nuovo 1, 2, 3 e faccio una catenella, scusate, chiudo tutto il lavoro e faccio una catenella, rientro dove ho chiuso tutto, quindi qui dove ho questa piccola solina, rientro qui dentro in questo modo, prendo il filo sull'uncinetto, prendo tutta la maglia successiva e passo il filo sull'uncinetto, vado sull'altra, passo il filo sull'uncinetto e chiudo tutte le maglie. E faccio una catenella. Due e tre. Chiudo tutto e faccio una catenella. Uno, due e tre. Chiudo tutto. Faccio una catenella. E faccio un punto basso sull'ultima maglia, questa è la difficoltà di lavorare a più capi, e questo è il punto basso sull'ultima maglia, quindi poi ricomincio con 1, 2 catenelle, giro il lavoro, entro nel primo punto e prendo il filo un'altra volta e un'altra volta fino ad avere 4 cappi sull'uncinetto, chiudo tutti assieme, faccio una catenella e ricomincio di nuovo 1, 2 e 3. Chiudo tutto, catenella, rientro dentro, faccio 1, 2 e 3. Vado avanti sino ad alzarmi di 27 centimetri, quindi fare un laterale come quello che io vi ho fatto già vedere. Ora il punto ve l'ho fatto vedere, le misure ve le ho date. Farvi vedere tutto il lavoro dall'inizio alla fine senza darvi delle indicazioni dettagliate non ha senso, quindi io preferisco più farvi una slide con tutte le indicazioni precise e poi passare direttamente alla confezione. Quindi la prima cosa da fare è avviare 46 catenelle e lavorare sino ad avere un'altezza di 66 centimetri totali. Dopo di questo passate ai due laterali. Io comunque vi lascio tutto scritto. Fatti questi tre pezzi, ci vediamo poi per il confezionamento e per tutti i vari dettagli. Iniziamo con la cucitura della borsa. Quindi ho preso la metà del mio pannello in lunghezza. Ora è difficilissimo inquadrarvi tutta la lunghezza del pannello. Ho preso la metà del pannello laterale, che è questo. Quindi sono andata a puntare con un marcapunto e adesso cucirò tutta la parte esterna, perché la borsa non va cucita dal rovescio, quindi le cuciture saranno visibili e poi rifinite. Ho preso un ago da lana e ho messo un solo capo. La borsa è stata lavorata con tre capi. Io per la cucitura uso un capo di filato che poi vado a doppiare facendo un nodino alla fine, e così lavoro la cucitura con due capi in modo che mi resta sia più semplice e non mi fa troppo spessore. Solita raccomandazione, l'agugliata non troppo lunga, altrimenti si intreccia tutto nel lavoro.
Quindi prendiamo i nostri due pezzi che io sono andata a fermare al centro con un marcapunto e inizio a cucire fermando tutti e due i pezzi, cercando di stare il più possibile al margine della fine del lavoro. Questa cucitura la faccio in piano in modo che non mi si spostano, che non si spostano tutti e due i pezzi. Poi verrà rifinita questa cucitura e rinforzata dal dritto. Quindi facciamo così per un laterale ed anche per l'altro. Una volta che ho cucito i laterali, vado a cucire i manici e io faccio in questo modo. Prendo esattamente la metà del mio pezzo. Dalla metà io cerco di calcolare la metà proprio tra un punto e l'altro, qui. Inizio a contare le maglie, 1, cioè i punti, le stelline, quindi 1, 2, 3, 4. Nella quinta poggio un capo del manico. La stessa cosa di qua, 1, 2, 3, 4. Nella quinta poggio l'altra estremità del manico. L'altezza che deve avere dalla cucitura, quindi dal bordo all'interno della borsa, perché il manico andrà cucito all'interno della borsa piuttosto che all'esterno. Allora, il manico verrà cucito all'interno della borsa, quindi fuori, esternamente, alla volta finita, la borsa sarà così. Per cui io mi devo lasciare un po' di spazio qui, sia per dare stabilità al manico e sia poi per la rifinitura esterna, che sarebbe questa qui sopra. Cucio il manico con dei punti ben saldi, passo più volte, sempre con il filo messo doppio, da una parte e dall'altra, tenendo sempre in considerazione le misure che vi ho indicato. Giusto una precisazione sui manici. Una volta che noi abbiamo definito dove andare a cucire i manici, la raccomandazione che vi faccio per questo tipo di borsa, visto che ha i manici interni, andare a passare con l'ago e il filato sia... cioè da un'estremità all'altra, facendo tutto il giro dell'anello in modo che mi dà più stabilità. Una volta finito, poi si passa, si nasconde il filo tra i punti, si fanno i vari nodi e si nascondono le codine. Io ho attaccato tutti e due i manici, ora vi faccio vedere lo step successivo è quello di iniziare a cucire i laterali. Quindi il laterale, questo che io avevo cucito, lo vado a cucire in questo modo. Quindi pareggio da una parte e qui ho il manico interno, dall'angolo metto qualche segnapunto e faccio la cucitura esterna per come ho fatto nel fondo. Quindi il mio fondo è questo. Questo sarà tutto il laterale della borsa. Non so se si riesce a vedere. Quindi inizio a cucire da un'estremità a sopra, da una parte e dall'altra. Allora, una volta terminati di cucire i manici e i laterali, quindi i manici saranno questi e i laterali, eccoli qui. Io adesso devo, purtroppo ho dovuto prendere la telecamera in mano perché non riesco a fare un'inquadratura differente, anche perché la borsa è insomma abbastanza grande. Ora non voglio far altro che evidenziare tutto il contorno dei laterali. Potrei anche lasciarla così, ma a me piace quell'effetto in cui si vede proprio dove finisce il pannello davanti e dove si vede il laterale. E questa rifinitura la andremo a fare sul dritto. Allora, con l'uncinetto. Questo è il laterale, questa è la cucitura che io ho eseguito dal dritto e che comunque non è regolare, però io adesso l'andrò a coprire con un falso punto gambero, ovvero il punto gambero si fa verso sinistra, verso destra, scusate, il punto gambero, invece l'uncinetto normale si lavora verso la sinistra. Io adesso farò un punto che mi farà da rifinitura e risulterà come il punto gambero. Non faccio altro che prendere il mio filato a tre capi. In questo caso prendo un uncinetto da 6,5, punto l'uncinetto all'estremità, quindi qui dove si incontra il pannello laterale e uno dei pannelli che può essere o il frontale o quello dietro, ma tanto sono completamente identici. Quindi punto l'uncinetto, mi aggancio con i tre capi, così, e faccio un punto bassissimo, questo per fermare, faccio un punto bassissimo per fermare proprio tutto il filato,
Ora individuo con l'indice il pollice dove è la cucitura, quindi cerco di appiattirla il più possibile. E cosa faccio? Senza Cerco di allungare un po' il punto che ho sull'uncinetto. Mi vado a puntare qui, dove c'è la fine del rigo, praticamente, da questa parte. Passo da una parte e dall'altra e aggancio il filo. Non tengo l'uncinetto vicino al lavoro, quindi cerco di allungare proprio tutta la solina e giro l'uncinetto su se stesso fino a tornare nella posizione iniziale. Riaggancio il filo. Entro dentro e allungo nuovamente l'occhiello che ho sull'uncinetto. Mi vado ad agganciare qui sotto, prendo il filo, faccio di nuovo un'asola non troppo corta perché poi devo andare a girare tutto il filo su se stesso. Quindi prendo l'uncinetto, giro completamente, aggancio il filo e lavoro come se lavorassi un punto basso. Quindi torno a puntare di nuovo il filo e l'uncinetto prendendo laterale e pannello, cerco di allungare i punti sull'uncinetto, faccio fare tutto il giro all'uncinetto, riprendo il filo e questo lavoro lo farò per tutta la cucitura laterale e lo stesso per quella sotto. Quindi andrò a non farò altro che evidenziare tutto il laterale attorno, da una parte e Una dall'altra. volta terminato tutto il bordino, dove abbiamo profilato tutto il bordo della borsa, quindi il bordo del laterale, tutto attorno, io qui ho lasciato siccome abbiamo fatto questo con i tre capi, per come abbiamo lavorato la borsa, mi sono lasciata un pochino di codina, in modo che ora avvicino tutte e due queste estremità in questo modo. E do due punti, cioè passo più volte qui col filo, sia da una parte che dall'altra. A quel punto la nostra borsa è finita. Io non l'ho ancora foderata perché la fodera devo personalizzarla, per cui non posso far vedere il nome che c'è dentro, insomma, è qualcosa di personale della cliente che me l'ha richiesta. Quindi l'unica cosa che volevo raccomandarvi, quando foderate la borsa, sia che lo facciate prima di cucire tutta la borsa che dopo, la fodera va fatta arrivare fino all'inizio del primo rigo, quindi fin qui, da questa parte. Si scavalla un po' il manico così e si continua a cucire tutto attorno in modo che qui non ci sarà questo becco perché la fodera ci darà sostegno. Ecco, in sostanza sarà così, la fodera ci darà sostegno con il manico. Io adesso cucio anche i due lembi dei laterali e poi ve la faccio vedere terminata.